Il vostro livello di religiosità dipende dalla natura e dalla forza delle vostre credenze e da quanto vi identificate con esse. Il vostro livello di spiritualità dipende dal grado in cui siete presenti nella vostra vita di tutti i giorni, e cioè dal vostro stato di coscienza. L'essenza della spiritualità è quindi la presenza. Uno stato di coscienza che trascende il pensiero. C'è uno spazio dietro ai vostri pensieri e alle vostre emozioni, e anche uno spazio tra ognuno di essi. Quando acquisite consapevolezza di tale spazio, siete presenti e comprendete che la vostra storia personale, fatta di pensiero, non è la vostra vera identità. E non costituisce l'essenza di ciò che siete. Cos'è quello spazio, quell'ampiezza interna? È silenzio, è il centro della quiete, è pura coscienza. Io sono trascendente, che diventa consapevole di se stesso. Il Buddha lo chiamò vuoto. È il regno dei cieli a cui alludeva Gesù e che è dentro di voi, qui e ora. La presenza si manifesta in molti modi diversi: pace interiore, empatia, un flusso di benevolenza nei confronti degli esseri umani, creatività, una più intensa sensazione di essere vivi, libertà dal pensiero disfunzionale e compulsivo. Una profonda riconoscenza per il momento presente. Tutte queste trasformazioni migliorano considerevolmente la qualità della vostra vita. La presenza può anche potenziare e ispirare le parole scritte e parlate. Tutti i veri insegnamenti spirituali usano parole come indicatori per puntare alla dimensione trascendente della coscienza. Misteriosamente, le parole che sgorgano dalla presenza sono intrise di un potere che va oltre il loro valore informativo e che può risvegliare o rendere più profonda la presenza di chi le legge o le ascolta. Tutti i veri libri spirituali hanno questo potere. Potete e sicuramente vorrete ritornarci, rileggerli molte volte, perché mentre leggete si verifica dentro di voi una vera e propria trasformazione della coscienza, il vostro ingresso nello stato di presenza. Il centro della quiete è uno di quei rari libri. Appartiene al genere della poesia, riconosciuto fin dai tempi antichi come mezzo appropriato per l'espressione e la trasmissione di verità spirituali. Molte antiche scritture possono essere considerate poesia o qualcosa che sta al confine tra poesia e prosa. Le Upanishad, la Bhagavad Gita, il Dhammapada, il Tao Te Ching hanno natura poetica. In questi testi il significato, le immagini, il suono, il ritmo interagiscono per creare un tutto armonioso il cui potere trasformativo si attiva nella coscienza del lettore o dell'ascoltatore. Ci sono poi i poeti mistici del sufismo, i poeti buddisti. Anche la tradizione cristiana vanta importanti poeti mistici. I loro scritti, per l'utilizzo magistrale di immagini, metafore, potrebbero essere definiti prosa poetica. Guardando ai tempi più recenti, le dimensioni spirituali sono presenti nell'opera di Wordsworth, Whitman, Rilke e molti altri.
Vorrei potervi mostrare, quando siete soli nell'oscurità, la sorprendente luce del vostro essere. Questa gemma fu scritta più di 600 anni fa dal poeta sufi Hafiz, persiano, a cui era stato dato l'epiteto di lingua dell'invisibile, le parole che scaturiscono dalla presenza sono senza tempo. Eckhart Tolle. Il centro della quiete. Quando il futuro è carico di terrore e il passato colmo di risentimento, dove puoi rifugiarti se non nel presente? Quando i pensieri tormentosi turbinano, premendo sulle barriere della tua salute mentale, il presente è il centro della quiete dove puoi riposare. E lentamente, mentre riposi, i fastidiosi pensieri e le paure si dissolvono come ombre sotto il sole di mezzogiorno, finché non avrai più bisogno di alcun rifugio. Il presente è l'unico luogo dove non c'è dolore creato dal pensiero. Il presente è l'unico luogo. La sfida. Come saprai quanto sei forte se la tua forza non viene messa alla prova? Come saprai quanto sei profondo se il tumulto non irrompe in superficie costringendoti ad immergerti? Come conoscerai ciò che dorme dentro di te se il tuo essere non oserà risvegliarti? Poi guarderai dentro di te per raccogliere le tue risorse, le riserve inutilizzate di forza e le abilità, e risorgerai come il sole, meravigliato dal tuo splendore, più forte di quanto tu avessi immaginato, più profondo di quanto tu avessi sognato. L'apertura. Quando senti che c'è qualcosa di più, quando la vita che un tempo ti appagava a quanto pare non ti basta più, e la sicurezza ti sembra asfissiante, i piaceri perdono il loro gusto, quando i sogni di successo non riescono più a motivarti e le distrazioni cessano di distrarti, quando ciò che ti è familiare ti sembra opprimente, come un cappotto troppo vecchio e stretto, e il ripetersi del solito tran tran ti fa sentire sempre più stanco e stantio, quando ti ritrovi a soffrire per via di una tristezza senza causa apparente, d'una smania sottile che non riesci a soddisfare, quando strane energie pulsano dentro di te come i sussulti di un terremoto nel profondo dell'animo, e puoi sentire il suolo scuotersi e temi di perdere l'equilibrio e ti chiedi: che c'è di sbagliato in me? Perché non riesco più ad essere felice? La causa primaria di infelicità sono i vostri pensieri sulla situazione. Non è mai la situazione in sé. Siate consapevoli dei pensieri che avete. Separateli dalla situazione, che è sempre neutrale, che è sempre così com'è. Vi è la situazione o il fatto, e vi sono i miei pensieri a questo proposito. Invece di creare storie, state ai fatti. Per esempio: sono rovinato,
È una storia che vi limita e vi impedisce di intraprendere le azioni necessarie. Mi sono rimasti 50 centesimi nel mio conto in banca. È un fatto. Guardare in faccia i fatti dà sempre potere. Siate consapevoli che quello che pensate crea in gran parte le emozioni che provate. Sentite la connessione fra i pensieri e le emozioni. E invece di essere i pensieri e le emozioni, siate la consapevolezza che vi è dietro. Perché la sapienza di questo mondo è follia davanti a Dio, dice la Bibbia. Cos'è la saggezza di questo mondo? È il moto del pensiero, quello che viene definito solo dal pensiero. Il pensiero isola una situazione, un evento, e lo definisce buono o cattivo come se avesse un'esistenza a sé. Un'eccessiva fiducia nel pensiero frammenta la realtà. Questa frammentazione è un'illusione, ma mentre ne siete intrappolati, vi appare reale. L'universo è un'unità indivisibile nella quale tutte le cose sono interconnesse, dove niente esiste isolatamente. La più profonda interconnessione di tutte le cose, di tutti gli eventi, implica che l'etichetta o la definizione di bene o di male è, in ultima istanza, illusoria. Implica sempre una prospettiva limitata e quindi è vera solo relativamente e temporaneamente. Non vi sono eventi fortuiti, non vi sono eventi o cose che esistono per loro stesse isolatamente. Gli atomi che compongono il vostro corpo erano una volta nelle stelle e le cause ancora del più piccolo evento sono virtualmente infinite e connesse in maniera incomprensibili con la totalità. Se volete risalire alle cause di ogni evento, dovete tornare indietro all'inizio della creazione. Il cosmo non è caos. La parola stessa cosmos vuol dire ordine. Ma non è un ordine che la mente umana possa comprendere, anche se talvolta può intravederlo.